Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sull'ampio sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontare le vostre storie. Vedete questo indirizzo di posta elettronica dove inviare tutte le vostre testimonianze, come ha fatto il nostro amico Francesco, un italo-venezuelano che ha affrontato una difficile separazione con la famiglia nel 2017. Lui racconta che è stato costretto a lasciare il Venezuela per terminare gli studi, iniziare un nuovo capitolo della sua vita. 2018 segna per lui un anno di grandi sfide, sacrifici, tra cui stare lontano dai suoi genitori per quasi 10 mesi. Ma a dicembre finalmente la famiglia riesce a riunirsi. Il 23 novembre 2018, giorno successivo all'arrivo dei suoi genitori, il padre di Francesco viene colpito da un infarto. Eravamo sotto shock, racconta Francesco. Il terrore della perdita si mescola così alla preghiera. È il 23 del mese, una data speciale per lui perché ogni 23 lui si affida all'intercessione di Padre Pio, a cui aveva dedicato le sue preghiere fin dall'inizio di questa nuova tappa della sua vita. Francesco si aggrappa alla fede. Le sue preghiere vengono ascoltate. Il padre riesce a superare la crisi, guarisce. L'anno successivo, 2019, lui racconta, 19 dicembre, giorno della Vergine di Guadalupe, Francesco vive un'altra prova di fede. I suoi genitori tornano a trovarlo dopo un altro periodo di separazione dalla sua famiglia, ma quella che dovrebbe essere una riunione felice si trasforma rapidamente in un nuovo incubo. Il papà avverte un'aritmia. La paura per la sua salute ritorna, l'angoscia si fa insopportabile, Francesco ancora una volta si affida a Padre Pio per la sua intercessione, questa volta con una disperazione possiamo immaginare più profonda. E nel mezzo di quella crisi, mentre si reca in ospedale per occuparsi delle pratiche amministrative, accade qualcosa di straordinario. Lui racconta, vado sul virgolettato, ricordo che qualcuno mi ha detto che dovevo andare a pregare per la sua permanenza in ospedale. E poi quando si avvicinava al luogo designato nota una foto di Padre Pio con una croce in mano. L'immagine lo colpisce profondamente, tanto da farlo scoppiare in lacrime. Quando va a chiedere da quanto tempo avessero quella foto, gli viene risposto: è arrivata proprio questa mattina. Francesco allora comprende in quel momento che non è solo. Padre Pio è lì con lui come una presenza rassicurante, una conferma che le sue preghiere sono state ascoltate. Francesco aveva promesso di aiutare suo papà a tornare ai sacramenti, cosa che non faceva da molti anni. Anche lui, come suo papà, aveva trascurato la confessione, la comunione, la messa. Le prove non sono finite. Arriva il Covid, la pandemia che travolge il mondo intero. Durante la quarantena suo papà ricade nell'aritmia e viene colpito dal virus. Ma incredibilmente, lo racconta, Francesco ne esce ancora una volta vincitore. E quindi, dopo quasi 3 anni di lotte, preghiere, attese, proprio nel giorno di Natale il papà accetta di confessarsi e ricevere la comunione. Ringrazio Padre Pio, dice Francesco, con profonda gratitudine, perché sono certo del suo aiuto in questi momenti di tanta difficoltà. Lui, con la sua intercessione, è intervenuto affinché tutto avvenisse per la grazia e la gloria di Dio.